una pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Questi microfoni, dottore Carmine Coppola, responsabile del reparto patologia di Gragnano. Ormai siamo quasi pronti all'evento, una maratona benefica durata per ben 4 giornate continue. E, cosa ci puoi dire? 4 belle giornate che sono state per noi una cosa molto bella, ci ha regalato delle emozioni straordinarie, ci ha fatto conoscere tanta bella gente, ha dimostrato il cuore delle persone, di un'associazione, del suo presidente Enzo Pastri, che hanno fatto delle cose veramente molto belle. Il fatto che hanno deciso di devolvere il ricavato per la unità operativa che io dirigo con la nostra associazione Astra è stata una cosa molto bella, li ringrazio di cuore, perché coincide questa circostanza con un momento particolare nella storia della epatologia mondiale, perché in questo momento stiamo curando i pazienti con epatite C, una terapia che ha in qualche modo sovvertito, rivoluzionato la strategia di approccio a questi pazienti. È stata paragonata alla scoperta della penicillina, probabilmente lo è. Noi pazienti che non avevano nessuna possibilità di terapia li stiamo curando con dei successi straordinari, e ovviamente il ricavato di questa manifestazione la useremo tutto per gestire meglio questi pazienti e per fare in modo di creare anche una campagna di sensibilizzazione sulla popolazione per rispettare il piano triennale di eradicazione del virus, perché se noi distruggiamo il virus della popolazione sicuramente faremo un grosso beneficio all'umanità tutta. Allora, queste bellissime parole noi possiamo solamente dirle grazie. Grazie a voi, grazie a te, ma per me sarà molto bello anche conoscere tante persone come voi, animate da spirito di collaborazione, da passione sociale, da passione civica, che vi ha portato senza nessuno scopo di lucro a impegnare tanto tempo per fare delle cose belle. Io vi ringrazio, anche questo ci ha insegnato qualcosa. Grazie.